è quasi una pandemia, si può dire anche questa, del virus respiratorio sincitiale. Siamo, il nostro reparto tuttora praticamente fa un grosso sforzo nel assistere tutti questi bambini, sono tanti, sono in genere bambini piccoli, sotto i 12 mesi sono lattanti, e sono bambini che nella maggior parte dei casi hanno bisogno di ossigeno oppure anche di assistenza, anche di metodiche un po' pochino più spinte per superare l'insufficienza respiratoria acuta. In genere guariscono, ci vogliono alcuni giorni. I più piccoli, quelli sotto il mese e comunque sotto i 3 mesi, possono avere un decorso un po' più prolungato. Finora ce la stiamo facendo e li stiamo rimandando a casa guariti tutti. Quanti sono più o meno i casi che ha trattato? I casi sono, iniziano a essere molto numerosi, ecco, sono anche ora abbiamo diciamo 8-9 ricoverati con questa patologia. Quali sono i consigli, bene ricordarli, a chi ha magari un fratellino, più figli? Quali sono quelle famiglie che devono fare attenzione? Sono quelle famiglie che hanno un nuovo arrivo, cioè un lattantino sotto i 12 mesi, hanno un fratellino un pochino più grande, una sorellina, che frequenta in genere le scuole, la scuola materna. Dico la scuola materna perché lì è più frequente poi contrarre il virus. Questi fratellini più grandi in genere hanno forme modeste che possono essere anche un raffreddore o poco più, che non si distingue dai raffreddori comuni, quindi non c'è scritto che è il virus respiratorio sincitiale, però in questo momento molti raffreddori di bambini della scuola materna sono virus URS. In casa la trasmissione al fratellino più piccolo, lo capite, è molto molto facile, se non si prestano alcune attenzioni che andiamo ora ricordando, e sono, in sintesi, il distanziamento esattamente come si fa per il Covid, cioè bisognerebbe in casa comunque il bambino più grande tenerlo distante da quello più piccolo, fare in modo che non gli dia bacini, carezze, che non le stia vicino. Non è semplice, lo capisco, però si può fare. E a fare anche attenzione, perché poi il virus si trasmette anche agli adulti. Gli adulti stessi hanno un raffreddore poco più, quindi quando arriva il fratellino della materna lo passa la mamma sta vicina al bambino, quindi la mamma con il raffreddore cosa deve fare? Tenere la mascherina quando allatta il bambino, lavarsi le mani spesso, in questo modo probabilmente si riesce a ridurre del 50% l'incidenza di questa malattia.